sono Ida, ho 36 anni e sono una ragazza che ha scritto a Beppe Grillo il 26 di novembre. Ho una bambina che si chiama Crystal, all'età di 18 mesi non la vedevamo camminare, quindi la portiamo in ospedale, prima a un ospedale di Torino che si chiama Colliche. Il primario, ancora me lo ricordo, mi disse, io devo andare in ferie, torni tra 15 giorni. Esco da lì, vado a Regina Margherita di Torino, il 29 novembre del 2001, a mia figlia gli accertano un'idrocefalia. Dopo la risonanza si viene a sapere che questa idrocefalia è dovuta a una ciste, chiamiamola così perché è più carino e più elegante. Ha una cista in fossa posteriore. Questa cista aveva la dimensione di 8 centimetri. Il giorno dopo l'hanno operata, quindi d'urgenza. 15 giorni dopo le fanno la prima operazione seria, quindi un'operazione durata più di 6 ore, una rianimazione e una firma con su scritto: la bambina sappiamo se entra, l'operazione è seria. Ci auguriamo che esca. La ciste non. Una volta svuotata si sperava se non si riempisse più, invece continua a riempirsi. L'idrocefalia purtroppo è sotto controllo tramite una valvola, uno shunt si chiama così. Quindi la bambina scarica questo liquor che ha nella testa tramite il pancino, ha un tubicino nel pancino, in quella maniera le riesce a scaricare. Oggi ha 7 anni, ha fatto altri vari interventi perché comunque si è. La valvola aveva preso infezione perché mia figlia è caduta, per tanti motivi, perché vogliono riprovare a ribucare questa cisti e quindi presumo che il 2008 sarà un altro anno difficile per me. Ad oggi Crystal ha l'autonomia di una bambina di 18 mesi. Crystal ha 7 anni. Non sa salire le scale da sola, non fa quasi niente autonomamente, si mangia, mangia, canta, anche benissimo perché ha una buonissima memoria, parla sicuramente meglio di me perché a volte sogno che le dico cosa mi hai detto, è una grande donna, io dico sempre come dicono i dottori dicono tu sei una donna dentro un corpo di bambina, perché lei non. Non fa pesare a me questa sofferenza, è lei che protegge me, diciamo. È lei che mi dice: mamma, stai tranquilla, ce la farò anche stavolta. Sono aiutata per quanto riguarda il pagamento delle bollette, e non sempre, però in parte dai servizi sociali del mio paese. Ma il mio paese dà lavoro alle persone in difficoltà. Quindi alle persone con problemi di tossicodipendenza, con problemi di legge, non dà lavoro a me. Non dà lavoro a me e non riesco a capire perché. Le aziende non mi assumono, io sono tutelata dalla legge 104, quindi a loro non conviene. Non conviene perché io in teoria potrei lavorare nella zona di residenza. Potrei scegliere il proprio turno di lavoro, quindi quello che preferisco o per via della bambina, e ho i 3 giorni che mi spettano dalla legge. L'ultimo lavoro che ho fatto è in un supermercato. Non dirò il nome del supermercato perché spente le luci, io abito qui. Mi voleva assumere a tempo indeterminato. Al momento che io ho compilato dei documenti, per l'assunzione, ho dovuto scrivere che mia figlia è inabile. Al 100% mi hanno richiamato il giorno dopo dicendomi: guardi signora, purtroppo non possiamo più assumerla. E mi hanno lasciata a casa. Io sono a casa dal 3 di febbraio. Vado avanti con 450 euro fino a ottobre, perché da ottobre non prendo neanche più quelle. La legge prevede che l'invalidità venga rivista ogni 5 anni. A 5 anni Cristo sono passati, quindi mi hanno sospeso l'accompagnamento della bambina. Presumo per rivederla o meno, hanno per legge 90 giorni di tempo, quindi ad oggi sono passati 97 giorni. Ho scritto a tutti, ho scritto a tutti i sindaci che esistono qua, ho scritto a quasi tutti i politici, al capo dello Stato, alla Camera, ai deputati,
ai giornali, la segretaria del sindaco di Torino. In un secondo momento ha riscontrato che io non abitavo a Torino e mi ha detto non so fino a che punto posso aiutarla. Il sindaco del mio paese mi ha scritto una email dicendomi sono la segretaria del sindaco, il suo sindaco ha girato la lettera a me. Arrivederci, grazie. Mi ha risposto solo e unicamente Beppe Grillo, non ho bisogno di far commuovere nessuno, io voglio un lavoro, sto cercando un lavoro nel mio paese perché mi è difficile spostarmi anche solo di 20 km, perché se per esempio a mia figlia arriva una crisi epilettica, io devo essere nei paraggi, perché è vero che le maestre di Cristal sono eccellenti tutte quanti, ma è anche vero che dopo il primo soccorso ci deve essere la mamma. Grazie a tutti per avermi aiutato, ma grazie ancora di più se riuscirete a darmi un lavoro, perché io no, a me non manca niente. Io voglia di lavorare ce l'ho, due gambe ce l'ho, e ho comunque una figlia da far crescere.